Lupo. Che personaggio! Che personaggio, no, sì. No, guarda quanti non mi fa fa figure di merda, guarda quanti ci stanno a guardare. Mi raccomando, ma che personaggio. Che personaggio è, che signorante, allora, che personaggio è? Fatti vedere bene, che personaggio è tuo? No, il mio personaggio non si deve dire. Chissà sta in sostanza. Chissà sta. No, chissà sta. Chi è? Chi sei tu? Tu qua con sta cosa in testa così? Che personaggio? Tu sei? Non so cosa, però sì. Lato femminile. Perché c'hai la? Me l'ha prestata. Gliel'hai prestata qualcuno? Chi me l'ha prestata? A chi? Chi è? Io, piacere. Cioè, non se si vede, chi è qua? Che no. Questo da là, ci siamo in truppa. Oh, allora, che personaggio è il tuo? Io sono un bravo ragazzo. Allora, domanda, questa è domanda del Romix. Ok. Quante volte viene, da quando è che viene a Romix? 2016. Quindi lo saprai. In che anno nasce Romix? Nel 2013. In che anno nasce la prima edizione del Romix? La primissima edizione del Romix? Aprile 2013. 2013? No, è più vecchio, sì. Come più vecchio? 2001, 2000. È vero. Domanda di 2013, vengono fatte due edizioni. Ok. Domanda di riserva, vediamo. Tutte. Vai. Allora, inizialmente Spielberg, al posto della DeLorean, aveva pensato a un altro aggeggio per viaggiare nel tempo. Qual è questo aggeggio? Al posto della macchina della DeLorean, voleva mettere la sua idea era di un'altra cosa. Cosa viaggiare nel tempo? Vediamo se indovini. Dinne una. Mi viene in mente una moto, se non è una macchina. E invece no, zero. Era un frigorifero. Ma scherzi. No, era un frigorifero a reazione atomica. Non lo so, sì, non lo so, veda con lui. Vabbè, non fa niente. Lui è andato, ma l'altro lui. Dai, quanto ne sai? Vediamo quanto sei. Bulma dovrebbe essere la più intelligente del mondo. Vediamo quanto ne sai. Allora. Questo è facile, te la do facile. Quante edizioni ha il Romix? Cioè, nel senso, questa è l'edizione numero? Non è la 32esima? 32? 33esima. Domanda di riserva per Bulma. Vediamo. Questo è facile, è del momento, molto attuale. Come si chiama il fratello di Wolverine? Di un nome che secondo te può... Se lui si chiama Logan, si chiamerà James. No, è Victor Creed. Sì, oggi Bulma non è molto nelle corde. Allora, domanda. Da che anno il Romix ha due edizioni? Ce l'ha dal 2015. No, dal 2013. Ah, quei due anni ho fatto un'altra cosa. Vediamo, allora, domanda di riserva, vediamo. Quale frutto del diavolo è artificiale di One Piece? C'è un frutto del diavolo che dicono che è artificiale. Come si chiama? Chuftotakang. No! Chuftotakang. No, è Smile. Dico, la regia dice Smile. Smile. Vabbè, però guardate quanto è figo sto. Questo viene direttamente da Beetlejuice. Salute, che qua ci stanno 95.000 che ti stanno a guardare. Guarda quanti siamo là sopra. Ciao. Che personaggio è tuo? Diglielo, che noi siamo ignoranti. Riddle di Twisted Wonderland. Grande, raga, grande. Scrivete nei commenti che voto gli hai dato a sto
per forza. Seguitemi su Instagram, mi chiamo Caius. Mi raccomando, di questi 96 siamo arrivati, sì. Almeno 1000. Non dico tanto, la mia millata se basta. Almeno 10. 10? Chi si accontenta se la gode, chi si accontenta. Andiamo a vedere gli altri cosplay. Quanti cosplay ci sono? Andiamoli a vedere. Qua vedo un cosplayer molto particolare, permesso raga, qua vedo un cosplayer molto particolare, questa volpe, guarda quanti siamo, 97 e passa. Oh, me coglioni, sei famoso, allora. Me coglioni. Che personaggio è il tuo? Io sono Robin Hood, ruba i poveri per dare ricchi, ruba i ricchi per dare poveri, ruba i ricchi per dare poveri. Tu sei ricco? Io sono ricco? La mamma è... Allora, tu sei un'altra volpe, tu sei la... Questa è la moglie dell'altra volpe. Tu sei... Lady Marian, quanti siamo? 96.000 e passa. Che personaggio è tu? Da dove viene? Da Robin Hood. Da Robin Hood, qua l'hai fatto tu. Tu sei un bravo ragazzo, ok. E qui che personaggio è il tuo? Il nome è Light Yagami, vieni sempre a Romix qua? Sempre quando riesco, perché io abito un po' lontano da Roma. Okay. Però ci tendo a venire. Dai, voi raga, scrivete nei commenti che è stato un botto di gente a commentare se venite qui a Romix. E fate i bravi, no, fate i bravi, sono soccati vostra. No, ma rompe palla agli altri cosplayer che qua c'è stanno un sacco di gente qui. Quindi è stata la proposta questa qua. Ah, questo è... È quello di tua sorella? Tu che personaggio sei? Saluta a tutti questi che ci stanno a guardare. Guarda quanti sono. Io sono il dio del nuovo mondo. Il dio del nuovo mondo? Salute, che personaggio sei tu? Kira, perché c'è sei ali? Perché sono la rappresentazione del fatto che sono il dio del nuovo mondo. Perché sei fatto, è fatto. Guarda quanti ci stanno a guardare. Secondo voi l'ha comprato, l'ha rubato? Da dove vi è stato? Non mi permetterei mai di rubarlo, io sono la giustizia! Quindi l'hai rubato? No! Dove l'hai vinto? L'hai comprato? Me lo sono fatto, io te lo sei fatto, e viva i fatti! Andiamo a rompere palle agli altri cosplayer, qua c'è stato un botto di gente, ci sta a guardare. Guarda quanti ci stanno a guardarsi. Guarda quanti ci stanno a guardare. Che personaggio è tuo? Matt di Death Note. Sempre di Death, va di moto, ultimamente stanno a... C'è troppa luce, sì. Oh, vedi. Sennò se 99.000 gente non c'è. Oh, che personaggio tu hai detto? Matt. Perché hai scelto il suo personaggio? Perché deve essere rivalutato, 5 minuti di screen time. Deve avere più fandom e io sono qui per rappresentarlo. Bravo, l'hai comprato, l'hai rubato, l'hai fondato. L'ho fondamentato. Sì. Sì. Quanto sei fico, possiamo meno dirlo? Di te. Meno di te. No, figo, Goku è sempre fico. Sì. Goku è sempre fico. Vediamo però Goku quanto ne sa, vediamo quanto è bravo. Allora, il vero nome di Baby Yoda qual è? Non ho idea, non guardo Star Wars. Dimmi un nome. Yoda. Io. No, si chiama Grogu. Grogu. Domanda di riserva per questo, per nostro Goku. Allora, vediamo. Quale organizzazione su One Piece? Ne sai su One Piece? No. Qua la faccio lo stesso. Quale organizzazione ha il potere su tutti i paesi del mondo? La Marina. Ci è andato vicino. Si chiama Governo Mondiale. Però sta là vicino. Però perché, raga, quello perché la palestra, raga, Goku va troppa palestra, non c'ha tempo per pannavere. Grande, mi piace molto. Fammi i muscoli insieme. Vediamo loro quanto ne sanno. Allora, in che anno nasce il Romix? Aspetta, allora, in che anno nasce il Romix?
34 diviso 2 sono 17 dovrebbe essere 2007 no è 2001 mi dispiace, c'è stato prima. Quale vediamo di Pokémon, ne capisci qualcosa? Lui. Chi è che ne sa di po'? Tu? Lui è l'esperto dei Pokémon. Allora vediamo quale Pokémon al Pokédex è il numero 87. Qual è? C'è un Pokémon numero 87 nel Pokédex. Qual è? Dine uno. Magikarp. Magikarp. No, no, è Dugong. Dugong. Che figura di merda. Diciamone un'altra. Allora, vediamo qual è. Quanti sono? Questo è facile. Quanti sono i fantasmi di Pac-Man? Oddio. Quattro, in teoria, no? Quattro. Sono quattro. No, non è stata aiutata. Sono quattro? Sì, sono quattro. La prima risposta esatta da questa puntata è lei, grande, mi piace, brava. Brava. Ma è un Kaiser Rail. È un? È un Kaiser Rail, quella che tu non sei di Genshin Impact. La mia figura di merda giornaliera l'ho dovuta fare. Tu sei di Genshin Impact, però secondo me siete molto simili, possiamo dirlo. È la stessa cosa, siamo arrivati al 98.000 che ti stanno a guardarsi. Perché avete scelto sti cosplay? Perché li avete scelti? Mi sono affezionata a personaggio. Voi ci piacciono. Voi tu tutti quanti ci giocate. Ma voi ci giocate anche? Sì, per troppo. Quindi tu sei di 10 nel videogioco. Voi siete di Anche Serrain. Che sarebbe la coppia di 10 Impact. No, è giusto che sia un po' più dei sordi, diciamo. Cioè, entrambi dalla Oyolet, però sono diversi. È un po' diversi, possiamo diciamo così, ma li avete fatti voi, li avete comprati, li avete rubati. Io l'ho rubato. Mi piace, tu me sei simpatica, brava. L'hai rubato, tu invece l'ho rubato anch'io. Tutti rubati, tutto rubato. Tutta rubata, raga, qua tutta roba rubata. E quindi, noi ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ancora non so che cazzo farò, forse qualche altra domanda. Mi raccomando, non rompete le palle al multiverso, soprattutto a tutti e mille redini. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale Shagari.